E salve a tutti amici di YouTube, sono io, Pato Kurama. Oggi faremo. Finiremo, speriamo, la parte 2 per questa passiva qui. Anche se per voi è inutile, questa è un'ottima passiva. E speriamo di farcela. Allora, è consigliabile sempre di fare il Tempio del Fuoco. Se non ci riusciamo questa volta, la faremo un'altra, però vi porto. Taglierò e arriverò fino al boss intanto. Ok. Sto pensando di farmi un moonset diverso. Come vedete, non tengo più esperienza perché sono al 91, se avete visto. Poi ne prendevo pochissimo su questi dungeon. Ne prendevo tre quarti. Io posso. Comunque. Poi prossimamente faccio il video della. di una delle varie sfide che mi avete consigliato sui commenti, di fare un secret con tutte attive. E quindi buona fortuna a Kurama perché se la dovrà fare da solo. Comunque colui che me l'ha detto non mi ha, mi ha detto puoi usare anche le pozioni miracolose, quindi già ho in mente quella pozione miracolosa dagli, però spero di azzeccarci. Quando è bello fa pulizia con l'asura. Comunque sì. Per la prima parte vi ho portato il demonio perché mi c'ero troppo preso con quella classe. Però in questi. Poi. Con le prossime quest vi porto l'Asura e basta, perché l'Asura è stata la mia prima, il mio cambio di classe primario, quindi il mio main Ara e quindi se non vi porto una quest con la mia Ara è come se non vi portassi niente. E comunque Ara spamma per il suo. Io adesso ve lo scrivo qui, ve lo dico subito. Ho visto un video e non ti voglio portare in giro, state tranquillo, però dovresti capire che Lara spamma per dei motivi. Spamma perché lei deve caricare queste dannate sfere che vedi là sopra alla sua MP e alla sua barra della vita. Quindi non puoi dirgli che è una spammona. Perché anche il TT, a parte che tu hai spammato solo una combetta, dobbiamo ricordarcelo. E sparavi solo, anche se quella era la sua classe, ma. È come se tu dicessi che Lara spamma e basta. Vabbè, niente. Non facciamo di caso. Stavo vedendo un video di un PvP con il con i TT. E comunque sì, dovrò farmi anche il TT perché colui che è fidanzato con la mia Asura vuole un TT. Questo tocco di classe. Ah, finito il primo colpo. Buono, buono. Non dovrò rifarlo un'altra volta. Bene. Ok, ragazzi, abbiamo finito la quest. Ora lo farei sempre in off camera. Vi posterò questo video e intanto vedremo cosa c'è da fare. Volevo finirla in grande stile, però vabbè. Non importa. Ah, giusto, giusto. Ora vi mostro che ho. Mi manca solo due equip e domani li porto tutte più 8. Io speravo di portare anche più 9 questa perché voglio un po' far male. Comunque, completiamo la quest. Parte 3. Boss intermedi di Ranazz, 15 su 5. 0 su 15, bene. Simbolo della forza. Allora, un
Un mio amico mi ha consigliato di fare Voragine, se non erro. Poi tu scrivimi qua sotto nei commenti perché so chi sei, ma non ti nomino. In verità siete stati in due a farmi fare questa cosa, quindi la faccio. Ah, però c'ho anche queste. Però un attimo, proviamo a fare questa qui. Pozione miracolosa, non male, non male. E comunque adesso ci vediamo un prossimo video. Commentate, iscrivetevi e ci vediamo un prossimo video. Ciao ragazzi.